Andiamo io, lei, Reccio, facciamo alluvione, so come si chiama, quindi siamo lei, io. Ci dividiamo, dai. Numero 4 del vicepresidente. Approvazione ai comitati di quella deliberazione 1412 del 15 novembre 2013 delle funzioni di supporto alla ricerca sanitaria regionale. E noi andiamo. Numero 5 del vicepresidente Fides Medica SPA, rinnovo accreditamento istituzionale Villa Santa Maria, struttura residenziale psichiatrica Campomorone Genova, rilascio accreditamento istituzionale Ceranesi. Bene. Sì, no, perché mi stavo segnando. Numero 6 del vicepresidente assessore Cascino, protocollo d'intesa per la riorganizzazione del presidio ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure, aggiornamento. Abbiamo definito con il comune sia, diciamo, tutti gli aspetti, tenendo conto dello studio di fattibilità, di prefattibilità che ha fatto IVE, e quindi pare che adesso sì, abbiamo trovato la quadra. In grado, adesso va in consiglio comunale. Numero 7, assessore Barbagallo, legge 353 del 2000 e piano regionale antincendio boschivo, riparto fondi alle amministrazioni comunali per il potenziamento del volontariato antincendio boschivo e per la realizzazione di interventi di prevenzione degli incendi boschivi, euro 425.000. Numero 8, assessore Cascino, comune di Sanremo Imperia, programma delle alienazioni e valorizzazione dell'articolo 29, legge regionale 38 del 2011, relativa all'immobile comunale ex palazzo di giustizia in via Anselmi. Numero 9, una riscritta dell'assessore Cuccinelli, adesione della regione Liguria alla proroga al 31-12-2014 dell'accordo per il credito per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. Numero 10, assessore Paito, CDPC, numero 171, 2014, programmazione annualità 2013, contributi per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica. Numero 11, assessore Rossetti, approvazione degli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti e fini dell'accreditamento degli organismi formativi, consorzio Kairos. Numero 12, assessore Rossetti e Paita, approvazione protocollo d'intesa volta all'installazione di un sistema radar meteo in comune di Ameglia, località Monte Marcello. Numero 13, assessore Rossetti, approvazione dell'atto addizionale al contratto 99-2005 disciplinante l'allocazione di immobile di proprietà Rete Ferroviaria Italiana RFI per il centro coordinamento volontario della protezione civile di La Spezia, impegno di spesa 6.285. Numero 14, assessore Vesco, decreto legislativo 422-97, contratto di servizio tra Regione Liguria e MTSPA per il trasporto ferroviario sulla linea Genova-Casella, di trazione dei corrispettivi sul saldo. Io quello che dice, io non l'ho dietro. Allora, vede, l'assessore Guccinelli, sospensione efficace, deliberazione 1205 del 2014, richiesta valutazione, Consiglio dei Ministri. Dell'assessore Paita, convenzione IRE Regione Liguria del 5 agosto 2014, integrazione elenco interventi prioritari. Mi
del Presidente, concessione del patrocinio e l'uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Del Vicepresidente, autorizzazione al rinnovo della sperimentazione gestionale pubblico-privato per la riabilitazione intensiva di pazienti affetti da SLA. Vicepresidente, rinnovo con variazioni dell'accreditamento istituzionale a Segesta Gestioni SRL, Centro Vara Sabazia, Vado Ligure Savona. La conclusione l'abbiamo rifatta perché c'erano degli errori nella il comune ha riautorizzato perché c'erano degli errori. Assessore Rossi e assessore Rossetti, cancellazione residui passivi attivi esercizio 2012. Assessore Rossi, chiusura delle sedi della Regione Liguria nelle giornate del 2, 5 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 7 dicembre 2015. Lasci un bel provvedimento, no? Assessore Barbagallo, regolamento CE 1192-2006, interventi nel settore della pesca ed acquacoltura, cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, modifica il piano finanziario delle risorse pubbliche gestite dalla Regione Liguria. Assessore e Paita, approvazione schema di accordo tra Ministero Ambiente e Regioni per l'attuazione dei programmi di monitoraggio di quell'articolo 11 del decreto legislativo 190 del 2010. Assessore Rossetti, ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa alla terza variazione al bilancio di previsione, sensi dell'articolo 35 della legge regionale 15 del 2002, ordinamento contabile della Regione Liguria. Assessore Rossetti, due variazioni. Variazione per euro 611 milioni e 600 al bilancio 2014, esiste l'articolo 7, legge regionale 42 del 2013, che dice il nostro provvedimento, invece variazioni per euro 6 milioni al bilancio 2014, adeguamento capitoli di entrate e di spesa, 14esimo provvedimento. Assessore Rossetti, progetti sulla biodiversità 2013-2014, pianificazione ed organizzazione di attività di comunicazione dei risultati ottenuti e della futura programmazione, impegno di euro 3.000. Direi che a questo punto non c'è altro. Ci sono però due comunicazioni del Presidente, non so se le facciamo adesso, ma sempre la richiesta del Gonfalone. Va bene. Allora, la richiesta del Gonfalone, bisogna individuare l'amministratore, per la manifestazione scioglimento del voto, la cerimonia è mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 10 presso il Santuario di Oregina a Genova. Invece l'altra è sempre la richiesta ed è la cerimonia Varo Nave Alpino sabato 13 dicembre 2014 dalle ore 10.45 presso lo stabilimento in cantiere di Riva Trigoso. Vedi che lo prenderemo io su questa del sì, quello che sto andando. Ok, e l'altra? Ecco, il 13 dicembre 2014, invece la regina 10.45. Ma se ci dico una cosa, ma la regione è obbligata per statuto ad avere un gonfalone o può avere poi anche la fascia come gli altri? No,
perché non sembra legislativa. Legislativa. Sì. C'è qualcuno che vorrebbe far vedere la regione in grado parlamentare, cioè un'assemblea legislativa. Stiamo pensando a una banda. Ai comuni, magari gli altri hanno una volta loro. I comuni provincia, no, sempre, per certe immunità. E per quello com'è? Ci sono un documento un po' tipo. Fai spegnere, guarda. Che freddo. Brrr. Gabri.